tutti ragazzi, da Virgo, bentornati su Gameplay Channel e su Foundation. Allora giovani, proseguiamo la nostra serie e dobbiamo come al solito inviare delle truppe, quindi facciamolo subito. Io non ho capito, se qualcuno lo sa me lo dica qua sotto nei commenti, perché i miei soldati rimangono tutti principianti. Non so se perché devono partecipare a tante guerre, ma io in realtà ne ho già mandati veramente tanti a tante guerre differenti e ancora diciamo non aumentano. Non so perché rimangono stupidotti a prendere a pugni semplicemente senza neanche armarsi, tra l'altro. E io ho 5 armi, le ho, perché nell'inventario assolutamente le abbiamo. Vi faccio vedere qua nell'elenco risorse, ecco qua, 5 armi le abbiamo, ma non so bene cosa devo fare per fargliele utilizzare queste 5 armi, perché anche nelle parti ma non mi fa selezionare nulla, cioè non è che posso dirgli vai ad addestrarli. In teoria il manichino d'addestramento c'è, dovrebbero addestrarsi con questi e quindi migliorare. Io magari posso fare una cosa e mettergliene degli altri di manichini, giusto per dargli diciamo un campo d'addestramento un attimino più numeroso, così che possano magari addestrarsi con un po' più di persone, a meno che io non debba mettere dei piani in legno. Stavo anche pensando a questa cosa. Allora intanto avvia, se io metto ad esempio piano in legno, ci dà dello splendore. Ah no, ma io un piano in legno già ce l'ho, perché è questo. Questo qua è, sì, è il piano in legno B, quindi no, ok, non serve quello per addestrarsi. Non lo so, spero che lo facciano. Io adesso gli ho messo qualche manichino in più, vediamo se prima o poi i miei soldati riusciranno a far qualcosina in più. Qua abbiamo il nostro bellissimo castello che ormai è quasi del tutto pronto, mancano le due torri e alcune parti diciamo laterali, quindi spero che me lo costruiscano, ragazzi, perché ho bisogno di assegnare la tesoreria a varie zone, perché insomma se no diventa un serio problema, quindi speriamo che lo facciano. Dovrebbe dare un botto di splendore enorme, perché dovrebbe dare, cos'è, 34 addirittura in più di splendore, per cui insomma spero che la cosa gli faccia particolarmente piacere. Allora, vedo che come pane non abbiamo tantissimo. Qua mi avete detto, per quanto riguarda la vendita, che in realtà vendi tutto ciò che è al di sopra del valore, quindi nel momento in cui io imposto ad esempio 10 di pane, per dire, vuol dire che tutto quello che è al di sopra del 10, cioè che 10 li tengo per me, tutto quello che è al di sopra lo vendo, se non ho capito male. In teoria mi avete spiegato che è così, che è un sistema un attimino contorto di fare la vendita, francamente, però va bene, quindi dovremmo impostare dei valori assolutamente differenti. Vedo che, vabbè, è vero che la pietra quindi non scende, per cui in teoria vabbè, compra, ok, questo invece compriamo normalmente, per cui dovrebbe essere giusto. Vendi stoffa ad esempio, quante ne ho? Ne ho 143, ne dovrei vendere un boato, però ad esempio al momento non la sto vendendo, però bisogna anche vedere se questi li comprano, quindi devo un attimino capire questa cosa. Qua dovrei riuscire a conservare 20 vestiti comuni per sbloccare questa rotta commerciale e 20 di pane per sbloccare quest'altra. Ok, quindi diciamo che i vestiti, allora facciamo che vendiamo al di sopra dei 20, così i 20 li tengo io e vediamo se effettivamente funziona come cosa. Perfetto. Formaggio gli ho già segnato 10, quindi in realtà 40 me le dovrebbero vendere, se così come mi avete detto. Però vedo che ad esempio non vendono, ma mi sa che questo non compra formaggio, credo. Però vendite acquista, no, infatti questo acquista solo le bacche, la pietra levigata, le assi o il vino, quindi niente, questo comunque non me l'acquista le cose. E invece vende questa roba qua, ok, quindi vende il vetro, vende i barili, vende il pesce. E quindi ecco perché in realtà non sto vendendo le nostre risorse. Va bene, vedo che abbiamo comunque poco latte, per cui dovremmo un attimino... Ah, giusto, perché devo rimettere le mucche, è vero, perché le avevo tolte. Quindi aggiungiamo magari un po' di mucche, perché le avevo messe qua che mi piacevano di più, perché qua infrociate non mi piacevano sinceramente molto. Ne abbiamo 3, 4, 5, mettiamone 6, dai.
Non voglio esagerare se non può che avere un bordello nero che, ok, non ci stiamo neanche più. Va bene, qua abbiamo le nostre pecorelle, ok, formaggio comunque ne abbiamo tanto, vestiti, infatti adesso va bene, ne abbiamo 30. Il pane facciamo sempre un po' fatica, dovrei probabilmente mettere anche un'altra fattoria, perché vedete che quello che scarseggia sempre, mi ricordo che il problema c'era anche diciamo nelle vecchie versioni, è appunto la farma che giustamente ha i tempi di attesa per aspettare che il grano sia maturo. Quindi io inizierei intanto a costruire una nuova farm di grano, così almeno siamo a posto. A parte che c'era anche il maltempo, quindi probabilmente era per quello, ma per fortuna giorni migliori sono in arrivo. Che sollievo, ok, quindi adesso dovremmo riprendere a diciamo fare del pane un po' più velocemente. Però io comunque una nuova fattoria in ogni caso la vorrei mettere, sempre che io la trovi prima di domani. Fattoria di grano, ok. Qua direi che potrebbe andare bene se avessi 100 d'oro, che ovviamente non ho, quindi giustamente va bene. C'è un inviato che sta chiedendo udienza. Mannaggia, aspetta, dov'è? Dov'è? Tizio, dove sei? E ma dove cacchio vai? Il castello non è ancora pronto. Ah, eccolo qua. Ok, cosa vuoi? Scarsità di cibo, 20 di pesce. Facciamo il clero, dai, che non lo aiutiamo mai. Aiutiamo un attimo anche il clero, così vediamo un attimino. Va bene, quindi facciamo un po' di riserva. Che ne ho solo 5 di pesce. Dovrò accumularne un bel po', perché sennò diventa un problema. Quindi intanto teniamo questi 5 in riserva, e man mano che aumentano li metto come riserva. Va bene. Dunque, potrei anche fare un altro di pesce, tra l'altro, e potrei farlo magari qua, un pescatore. Tanto mi avete detto che l'ho messo al contrario. Sì, effettivamente l'ho messo al contrario, ragazzi. Ma mannaggia la miseria, li ho messi tutti al contrario. Ma porca... Vabbè, credo che funzionino lo stesso. Io vabbè, posso, al massimo facciamo così, dai, li rifacciamo dritti, che non mi piace, dai, tanto non è un gran problema, dai, va, rifacciamoli dritti. Ne avevo messo un altro qua? Sì, assolutamente sì. Però, ok, questo è dritto, infatti ha la barca da questo lato e sono un pirla io, scusatemi. Vabbè, ok, allora, mettiamo il rifugio dei pescatori un attimino dritto, dai, quindi va giustamente così, infatti, quindi questo lo mettiamo così, ne mettiamo un altro sicuramente qua e ne metterei magari anche un altro qua, così andranno in più persone a fare pesce. Perfetto, poi mettiamo la fattoria dei grano. Adesso un po' di soldini ce li abbiamo, quindi mettiamola assolutamente qua prima che mi scendano, scusate, i soldi. Va bene. Quindi cerchiamo di fare subito al volo un bel po' di pesce, perché sennò ci diventa un grande grande problema, anche perché possiamo mettere un solo pescatore. Ok, sta andando adesso a pescare. Il problema è che la riserva di pesce ce l'ho lontana, quindi potrei fare anche un'altra cosa. Ah, qua facciamo i muri, ecco dove erano i muri. Ma mannaggia, erano qua, io li cercavo l'altra volta, non li trovo mica. Dunque, compriamo anche questa terra. Perfetto, allora abbiamo comprato questa terra perché mi serve? Perché allora intanto qua c'è un bel po' di bacche da andare a raccattare. Quindi intanto andiamo a fare assolutamente un nuovo rifugio di pescatori e lo mettiamo qua molto molto più vicino al pesce, così almeno non dovranno farsi mille mila chilometri per andare a pescare. Dopodiché andrei a fare dei rifugi per la raccolta, ne metterei almeno 3 qua appunto vicino alle bacche. Poi abbiamo anche un'altra estrazione della pietra, quindi va assolutamente bene, per cui lasciamo già come spennellata indubbiamente questa e mettiamo anche questa per la roccia quando poi tanto andremo ad utilizzarla. Quindi cerchiamo di... Ok, questo è andato a pescare, speriamo che si spiccino un attimino col pesce. Ok. Oh, finalmente abbiamo il nostro maniero, ragazzi. Oh, ancora la guerra, mannaggia. Va bene, mandiamo altre truppe. James, io poi sto mandando sempre gli stessi per vedere se aumentano di livello, ma vedo che non aumentano. E invia, vai. Inviamo e siamo a posto. Oh, allora qua, ma adesso c'è da ridere. Allora, edificio principale in pietra. Possiamo fare... Ah, eccolo qua, l'ufficio del balivo. Vai, no, vabbè, abbiamo il balivo. Nome balivo. Candidati, dai, abbiamo anche i candidati del balivo, non ci credo.
Charles, 23 anni, bonus fornito, bonus commerciale del 18% col villaggio fedele a Chiesa, questo cos'è, il regno e anche la manodopera. Salario settimanale 5. La velocità di addestramento dei soldati è aumentata di 18%. Questo mi interesserebbe. 23 anni, oppure Dominique, la felicità è influenzata meno da 18%. Ma io prenderei magari, nominiamo allora Charles, nominiamo questo che mi aumenta l'addestramento dei soldati, e questo sarà l'ufficio del balivo. Poi a me interessa, dov'è che era? Allora, dunque, vediamo l'ampliamento. Tesoreria, ampliamento, tesoreria, tutti gli ampliamenti li faccio tutti tesoreria, e in modo da poter storare veramente un sacco di soldi. Quindi ampliamento, tesoreria, tesoreria, sì, questo l'avevo già selezionato. Ampliamento, sempre tesoreria. Ok, no, edificio principale in pietra, questo e l'altro la facciamo come sala grande. Perfetto, ampliamento, mi vai a fare la tesoreria. Anche questo tesoreria, così possiamo già storare 1220, perfetto. E anche le torri direi di farle tutte assolutamente tesoreria. Direi assolutamente sì. Allora, torre, tesoreria, così possiamo storare 2000. L'altra torre, ovviamente, anche questa tesoreria. Dunque, altra torre, tesoreria, va bene, e poi gli altri ampliamenti, sempre tutti tesoreria. Ok, va bene, e anche qua facciamo assolutamente tesoreria e tesoreria. Perfetto, così possiamo storare in totale 3290 monete d'oro e direi che va assolutamente bene. Abbiamo l'ufficio del balivo, così i nostri soldati dovrebbero addestrarsi molto più velocemente. Mi sembra che siano vestiti diversi, o mi sbaglio? Fammi vedere un attimino i soldati di che livello sono. No, elenco. Ah, aspetta un po'. Cos'è che ho fatto? Elenco luoghi di lavoro. Ah, qua posso assegnare i soldati. Ma come faccio a assegnare i soldati? Ampliamento. Ah, perché da qua dal castello posso assegnare i soldati allora. Ma da dove me lo fa assegnare però? Perché me lo dà qua? Allora, aspettate, perché non capisco questa cosa. Quindi, allora, vai un attimo piano. Dunque, intanto vediamo qua che non mi ha sbloccato nulla. No, devo sbloccare l'ufficio delle imposte, ma devo avere lo status cittadino. Ok. Questo va bene, questo va bene. Oh, questo il pesce ce l'abbiamo perfetto. Quindi vediamo di andarlo a dare, così aumentiamo anche il clero. Ottimo. Volevo capire quella storia qua dell'elenco luoghi di lavoro. 0 su 0 soldati assegnati. Ah no, quindi non posso assegnarli, evidentemente. Qua possiamo assegnare un mercante. Ok, campo dei tagliapietre. Fattoria di grano, assegniamo i coltivatori. Assolutamente sì. Pietre ne abbiamo 150, quindi direi di lasciar perdere. È comoda anche questa cosa. Assegniamo i trasportatori. Assegniamo un nuovo minatore. No, perché non ce l'abbiamo. E qua dovremmo poi assegnare anche i raccoglitori. Ok, soldati assegnati, però non ne ho da assegnare perché probabilmente devono aumentare di livello, mi sa. Ok, ho capito questa cosa che francamente non avevo ancora capito. Soldato di livello 2, sì, vedete che iniziano, alleluia, iniziano ad aumentare di livello i nostri soldati. Perfetto, 10 su 10, ottimo. E stanno iniziando anche ad aumentare di livello, no? Fighissima sta cosa. Bella bella questa cosa. Ok, stanno anche tornando i nostri soldati. Va bene, allora dai, velocizziamo un attimino. Qua mi hanno costruito? Assolutamente no. E la legna che facciamo molta fatica a accumulare. Quindi a sto punto io qua metterei assolutamente. Proviamo a mettere anche un altro campo dei guardaboschi. Ok, che metterei semplicemente qua.
Perfetto, così vediamo di farlo. Ok, la missione l'hanno fatta, così abbiamo 1250 monete. Va bene, così stiamo continuando a aumentare tutto quanto. Ottimo. La felicità è un po' bassa. Manca cibo, manca vestiti e manca, cos'è, protezione, credo l'ultima icona che sia. Non riesco a capire, ma va bene. Qua non so bene dove trovare i bisogni dei cittadini, forse cliccando direttamente su uno di loro. Metti un attimo in pausa, cioè se clicco su di lui. Allora, questo cos'è? Cibo? Ok. Ah, la fede. Quindi devo mettere altre chiese. Devo fare qualche altra chiesetta perché effettivamente ne abbiamo solo una. Che poi io vorrei capire perché non ho ancora un prete. Frequenza fedeli 5 su 30. Lavoratori assegnati in monumenti 0 su 1. Ma io come faccio a assegnare dei lavoratori ai monumenti? È quello che non riesco a capire, francamente. Fatemi guardare un attimo sta cosa nei luoghi di lavoro perché non riesco a capire. Io in teoria dovrei avere qualcosa che riguarda la chiesa. Granaio, grano, latteria, campo dei guardiaboschi. Qua ho tutti i vari ampliamenti, ma credo che siano quelli del castello, perché mi parla di soldati. E non ho altre cose, non so come assegnare il prete, perché secondo me il problema è anche quello, che non posso assegnare. Cioè non ho nessuno che fa il prete, ma io qua tra i lavori non ce l'ho. Quindi o che la chiesa devo sbloccare qualcosa nelle parti e poi assegnarle quindi al prete, ma non saprei cosa. Tomba di pietra. Non riesco bene a capire che cosa nella chiesa. Sinceramente, secondo me devo sbloccare ancora qualcosa di qua. Perché effettivamente la chiesa, io qua la chiesa vera e propria ce l'ho ancora bloccata, ho solo la chiesa rustica. Quindi mi sa che devo sbloccare questo, ma devo aumentare, diciamo, lo splendore a livello, diciamo, per quello che è il religioso, credo. Comunque, vabbè. Ma andiamo avanti e vediamo se riusciamo a fare il tutto. Allora, qua, i vestiti li sto vendendo, vero? Credo di sì, ok, sto vendendo i vestiti, perfetto, perfetto, quindi vestiti. Ce li abbiamo, qua vendo pesce, qua vendo pane, qua vendo le bacche. Ok, dovrei fare anche qualche altro mercatino spostato in queste altre zone, perché giustamente qua abbiamo un'altra bella zona di residenziale, ma non ho mercato. Quindi dovrei assolutamente farlo. Il problema è che mi manca il legno. E il legno è un bel problema perché non so francamente dove andarglielo a far prendere. Non ne ho veramente la più pallida idea perché qua io l'estrazione lo metto, ma non riesco veramente a capire come fare. Allora, gli selezioniamo anche tutta questa zona qua per il rimboschimento, per quando sarà pronta ovviamente come si chiama? La capanna dei guardiaboschi. Perfetto. E vediamo se magari mi vanno a tagliare anche gli alberi così. Allora, ottimo. Abbiamo fatto la fattoria. Perfetto. Così a questo punto possiamo mettere la zona di grano. Quindi andiamo a togliergli il residenziale di qua. Perfetto. E qua andiamo a fare la zona invece del campo di. Ok, qua andiamo a fare tutta la zona del campo di cultura della nostra nuova farm. Non glielo faccio grandissimo, ragazzi, perché tanto vedo che sennò poi comunque non ce la fanno a seminare e poi a raccogliere tutto il grano. Quindi secondo me è abbastanza inutile, diciamo, fare un campo troppo esagerato. Per cui secondo me così va più che bene. Esatto, con questo campo secondo me va più che bene. Qua c'è una casa. Magari gliela facciamo distruggere. Dai, andatevela a fare da un'altra parte. Così qua tengo solo, perfetto, il campo della nostra farm. Ok, tanto spazio per le case ne avete a iosa, per cui non rompete le pelotas. Ok, c'è un tizio che ci chiede udienza. Che vuoi? No, non voglio l'albero decorativo.
Allora, sempre scarsità di cibo. Più 10 del clero, 5 pane. Ma sì, facciamolo assolutamente. Toh, te le do anche subito, guarda. Così andiamo ad aumentare sperando di sbloccare queste cose. Dovrei fare sicuramente un'altra chiesa. Dovrei fare sicuramente un'altra chiesa. Che la chiesa rustica ci dà 2, vedete, di splendore. Posso anche farla facendo una chiesetta molto molto piccola, che potrei magari fare anche qua, giusto una chiesettina qua, magari con un campanile, giusto una roba, come detto, veramente molto piccola qua dietro. Quindi facciamola di qua. Ok, che avrà ovviamente la sua porta direttamente di qua, e facciamo una torre piccola di qua, tanto per avere una chiesetta. Ovviamente una bella croce di legno sopra, e va bene. E magari mettiamo qua qualche tomba qua dietro, sorta di piccolo cimitero, diciamo. Allora, dov'è? Tomba di pietra, la mettiamo qua. Tomba di pietra, la mettiamo qua. Ok, vai, avvia costruzione. Perfetto, così almeno vediamo di fare un'altra chiesa, sperando di aumentare un po' questo valore nel clero, in modo da poter fare la chiesa, diciamo quella poi normale praticamente. Ok, ferro adesso, tra l'altro, quanto ne abbiamo? Perché qua ne sto, secondo me, raccogliendo un boato, 53. Eh sì, ne abbiamo 53 in totale. Vabbè, sì, neanche tantissimo. Però direi che va bene. Oh, perfetto, che iniziano a seminare il nostro grano. Ottima cosa. Qua se si spicciano magari a farmi questi di pescatori, non sarebbe neanche male. Devo cercare di aumentargli assolutamente il cibo. Non abbiamo più pane. Perché? Perché ci manca la farina. Perché ci manca il grano. Quindi speriamo adesso, con questa nuova farm, di riuscire a fare molto molto più grano. La guerra incombe. Inviamo le nostre truppe. Assolutamente sì. Vabbè, me li dà sempre come principianti, però in teoria dovrebbero essere già aumentati di livello, quindi secondo me possono andare a fare i culozzi a strisce. Vai, invia i soldati, così ci dai anche un pochetto di soldi, che non sarebbe male. Devo fare anche un altro mercato, quindi iniziamo intanto a fare un altro bel mercatello. Allora, vabbè, mettiamo magari anche un albero. Ah no, un albero stradale lì l'ho già messo. Lo metterei qua in centro, che è un gran casino, quindi in realtà non credo serva a nulla. Però giusto per dare, ok, un'idea un attimino più carina. Ma me lo creano? Non ho capito se me lo mettono o meno. Ah sì, lo devono costruire, ok. Va bene, va bene. Allora, quindi il cartello ci sta, va bene. Cespuglio decorativo per adesso non mi interessa. Mi interessa invece un nuovo mercato. Quindi facciamo una bancarella del cibo, perché sì, vedete, coprono una determinata area. Ok, quindi facciamo poi un'altra bancarella del cibo, che potrei, allora lì c'è quel mercato, qua c'è questo, potrei magari anche fare tipo qua. Sì, potrei mettere magari anche qua, che c'è tra l'altro la cava di pietra, così i tizi possono anche andare magari a comprarsi del cibo una volta che hanno fatto il tutto. Stessa cosa dovrò fare ovviamente con la bancarella dei beni, perché anche i beni, cioè quella dei vestiti, necessita ovviamente di una zona, diciamo così, a parte. Quindi allora facciamo la prima in questo. Dov'è che l'avevo messo? Allora qua c'è quello del cibo, e qua accanto gli posso mettere magari quella invece dei beni, mettendogli la nostra tenda blu. Perfetto. L'ho messo al contrario? No, no, è giusto. Ok, così mi possono andare a costruire questo. Ottimo. Mentre in questo qua, no, perché me l'hai spostato? Mannaggia. Allora, questo me lo tieni qua. Questo no, me lo devi attaccare, grazie. Ok, e qua gli andiamo a mettere, sì, no, troppo lontano, perché mi ha preso sempre quell'altro.
Ok, quindi bancarella dei beni, gliela mettiamo anche questa qua di fianco, così gli facciamo aumentare particolarmente la, diciamo, la felicità. Ok, vedete che finalmente ci vanno in barca. Ok, prima camminavano sulle acque, anche questo, perché probabilmente anche questo lo devo demolire e rifare, perché non mi prende la barca. Mannaggia la miseria, vabbè, non è un problema. Te lo rifaccio decisamente più corretto, ecco perché non utilizzava la barca e mi faceva Gesù Cristo camminando sulle acque, perché giustamente se uno glielo metto in acqua, non mi va il pescatore. Quindi, errore mio, è fin troppo realistico il gioco. Ok, qua il pescatore ce l'ha, perfetto. Quindi in teoria adesso dovrebbero andarmi tutti quanti in barca e quindi impiegarci anche molto molto meno tempo. Ok, va bene, va bene. Allora, qua direi che il campo di raccolta l'abbiamo fatto, per cui assegniamo tutti gli abitanti che abbiamo. Ottimo. E dunque qua invece devo andare a fare il mercato, quindi avvia assolutamente la costruzione. Va bene. Allora, qua gli darei magari la priorità, così almeno cerchiamo di costruire questo mercato. Qua la farm adesso sta andando bene, pane ne abbiamo 16, quindi sì, la seconda farm è assolutamente servita per, insomma, per aumentare la nostra produzione di pane. Ovviamente poi dovrò fare un altro mulino, nel momento in cui qua avrò troppa farina e quindi i mugnai non ce la faranno con un mulino solo, per cui va bene. Allora, qua perfetto, abbiamo un'altra chiesa, ottimo. Per cui dovrò poi assegnare, però qua mi dice di assegnare i lavoratori ai monumenti, ma io non capisco che cosa voglia dire, perché io qua non ho niente che si occupi della chiesa o cucinare, il barista, il fabbro, il bottaio, minatore, sarto, tessitore, pastore, ma è quello delle pecore, il mugnaio, coltivatore, fornaio, formaggiaio, lattiero, soldato, pescatore, guardiaboschi. Non c'è niente che si occupi della chiesa, quindi non lo so sinceramente come fare. Comunque vedete che prima erano 71 abitanti a cui mancava la fede, adesso si sono ridotti già a 56 grazie appunto all'utilizzo, diciamo, della chiesa, e qua abbiamo aumentato molto. Devo costruire una terza chiesetta, che magari potrei fare anche in questa zona qua, di modo da poter sbloccare poi la chiesa normale, avere anche il muro di pietre, bonus a scambio, poi addirittura il monastero, con tutte le varie cose del monastero. Mamma mia che spettacolo! Però direi che comunque la felicità è aumentata assolutamente parecchio, quindi insomma questa è una cosa molto molto positiva. Ovviamente adesso diamo la priorità al mercato, in modo da poter poi andare a vendere per l'appunto il formaggio e diciamo quelle altre risorse che gli servono, vestiti e quant'altro. Quindi ragazzi, io direi che posso concludere qua questo nuovo gameplay dedicato a Foundation. Come sempre vi ricordo di lasciare un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, se vi va seguite anche su Instagram, lo trovate qua sotto in descrizione. Detto questo, io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao belli!